perché non ci si può ricordare delle forze dell'ordine solo quando c'è da insultare, solo quando qualcosa non è andato alla perfezione. Nello scorso anno ci sono stati 121 agenti che sono finiti all'ospedale, e di tutti quelli che in questi giorni hanno detto, addirittura una consigliera regionale dei 5 Stelle ha detto, hanno fatto bene a sputargli addosso, se lo sono meritato, e nessuno ha mai espresso la solidarietà a questi agenti che rischiano la loro incolumità per difendere la nostra. Vergogna a chi dice che gli si deve sputare addosso, perché gente così non può rappresentare le istituzioni della Repubblica. Così come credo che serva fare molta chiarezza su quello che scopriamo in queste ore dai giornali, da un'inchiesta a Perugia, secondo la quale ci sono funzionari dello Stato italiano che fanno dossieraggi ad personam per passare le notizie ad alcuni giornali, segnatamente al giornale di De Benedetti. Vogliamo sapere chi sono i mandanti, perché questi sono metodi da regime.